Ciao ragazzi e ciao ragazze. In questo video tutorial voglio mostrarvi come fare questa maglietta. Sul davanti abbiamo la fascia che copre chiaramente il seno, dietro invece sarà completamente raffolata. Io questa maglietta l'ho realizzata grazie a un video tutorial inglese e mi era piaciuta molto la maglietta, quindi ho deciso di fare il tutorial in italiano per voi. Spero che anche questo video vi piaccia, vi lascio al tutorial. Ciao! Ok, per fare questa maglietta vi serviranno tre gomitoli. Io ho usato il mio cotone, quello che do la possibilità poi di acquistare anche a voi per chi mi contatta poi su Facebook in privato. Tre gomitoli di questo qui che è il color ottanio e vengono praticamente 1,60 euro gomitolo, quindi fate il conto voi di quanto vi possa venire a costare questa maglietta. E poi ho usato l'uncinetto del 2,5, questo per una taglia 40-42. Se volete fare una taglia più grande, quindi una 44 anche 46, potete semplicemente utilizzare un uncinetto più grande. Già quello del 3 fa veramente tanta differenza perché io inizialmente avevo iniziato il lavoro con l'uncinetto del 3, ma veniva enorme. Quindi poi ho preso l'uncinetto del 2,5, ho utilizzato lo stesso numero di punti che vedrete nel video e automaticamente si è molto, ma molto, ma molto ridotta come misura. Quindi vi basta semplicemente cambiare l'uncinetto e la vostra maglietta in automatico vi si ingrandirà a una misura maggiore. Perfetto, detto questo, vi lascio al tutorial. Ok, iniziamo subito col mettere su 216 catenelle che io per comodità ho già fatto e andiamo a chiuderle a cerchio, stando attento di sistemare le catenelle in modo dritto. Andiamo a chiudere la cerchio nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, adesso andremo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che sarebbero la nostra prima maglia alta. Dobbiamo fare 5 maglie alte, quindi questa è la nostra prima maglia alta e dobbiamo fare altre 4. Andiamo nella prossima catenella, quindi andiamo a fare la seconda maglia alta. Adesso andiamo nella prossima catenella, andiamo a fare la terza. Andiamo nella prossima, andiamo a fare la quarta maglia alta. Andiamo nella prossima, andiamo a fare la quinta maglia alta. Mi raccomando, contate bene le catenelle quando lavorate, perché se ne saltate anche solo una, non vi ritroverete poi con il lavoro alla fine del giro. Adesso continuiamo così. Quello che andiamo a fare adesso andremo a ripeterlo poi per tutto il giro. Quindi andremo a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso saltiamo 6 maglie sotto, cioè 6 catenelle sotto. Nella settima andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi andiamo a contare subito da sotto. 1, 2, allora scusate che faccio fatica, allora saltiamo una catenella, 2 catenelle, 3 catenelle, 4, 5, 6, nella settima, quindi in questa, andremo a fare una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare ancora 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella settima catenella andremo a fare 5 maglie alte, cioè 5 maglie alte singole però, quindi noi siamo qua, saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella settima andremo a fare la nostra prima maglia alta delle 5 che dobbiamo andare a fare. Quindi facciamo la prima maglia alta. Oh, cosa ho combinato? Aspettate perché devo averla presa. Infatti si è arrotolato. State attenti a non arrotolare perché vedete poi come cosa succede.
Allora, quindi vado a ricontare 2, 4, 6, questa nella settima, vado a fare la mia maglia alta. Nella prossima vado a fare la seconda maglia alta che mi serve. Vado a fare la terza nella prossima catenella. Vado a fare la quarta e vado a fare anche la quinta. Adesso dobbiamo per tutto il giro ripetere questa sequenza. Quindi abbiamo fatto le 5 maglie alte. Adesso andremo a fare 6 catenelle. Saltiamo 6 maglie di base. Nella settima andiamo a fare una maglia bassissima. Poi ancora 6 catenelle. Saltiamo altre 6 maglie di base. Andiamo nella settima e andremo a fare, e andremo a fare le 5 maglie alte. Quindi, ripetendo, 5 maglie alte. 6 catenelle, nella settima andiamo a fare una maglia bassissima, poi ancora 6 catenelle, nella settima andiamo a fare la prima maglia alta del giro, seconda, terza, quarta e quinta, poi ricominciamo ancora con le 6 catenelle chiuse nella settima maglia di base, 6 catenelle, nella settima maglia di base, ricominciamo con le 5 maglie alte. Ok, arrivati alla fine del giro, facciamo le nostre 6 catenelle e andiamo a chiudere mi raccomando, tenetelo diritto il lavoro e andate a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi, ecco qua. E così abbiamo finito il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro lo facciamo così. Allora, 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. E andiamo a fare le 4 maglie alte rimanenti, quindi una maglia alta sopra una maglia alta, maglia alta sopra maglia alta, maglia alta sopra maglia alta, e andiamo a fare l'ultima che è la quinta, maglia alta sopra maglia alta. Ok, da adesso in poi guardate cosa facciamo perché poi va ripetuto per tutto il tempo, quindi andiamo a fare 13 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E poi andiamo a fare 5 maglie alte sopra le 5 maglie alte successive. Quindi vedete, saltate queste, andate direttamente nella prima maglia alta e andate a fare un'altra maglia alta. E un'altra maglia alta sopra maglia alta per tutte e 5 le maglie alte sotto. Ok, quindi per tutto il giro facciamo 5 maglie alte, 13 catenelle, 5 maglie alte, 13 catenelle e viceversa, fino alla fine del giro. Ok, abbiamo finito il secondo giro. Mi raccomando, segnatevi i giri perché poi dopo dovremo andare a ripetere. Dal secondo giro dovremo andarli a ripetere. Quindi, il secondo giro abbiamo detto che abbiamo fatto 5 maglie alte, 13 catenelle e poi altre 5 maglie alte sopra le 5 maglie, che c'erano sotto del giro precedente. E abbiamo ripetuto queste due cose per tutto il giro, quindi 5 maglie alte, 13 catenelle, 5 maglie alte, eccetera, eccetera. E abbiamo chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale del giro precedente, cioè dell'inizio giro. Adesso andiamo a fare il terzo giro e iniziamo così con 3 catenelle, quindi che sono la nostra prima maglia alta del giro, e poi andiamo a fare 4 maglie alte nelle altre 4 maglie sotto, quindi una, due, tre e quattro. La quinta chiaramente erano le 3 catenelle iniziali, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 5 maglie alte. Adesso andiamo a ripetere per tutto il giro questa sequenza, quindi andremo a fare 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6,
poi andiamo a fare una maglia bassissima nella sesta catenella. Allora, nella settima catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella settima andiamo a fare una maglia bassissima. Perché abbiamo fatto 13, quindi sono 6 da una parte, 6 dall'altra, quella centrale è dove andiamo a fare la maglia bassissima. Ok, fatto questo andiamo a fare altre 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso andiamo a fare le 5 maglie alte sopra le 5 maglie alte del giro precedente, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ora ripetiamo di nuovo quello che abbiamo fatto poco fa. Facciamo quindi 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella settima catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella settima andremo a fare una maglia bassissima. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e andremo a fare le nostre 5 maglie alte nelle 5 maglie alte del giro precedente. Così andiamo a ripetere per tutto il giro. Questo è quello che deve uscire, quindi 5 maglie alte, 6 catenelle, una maglia bassissima nella settima catenella del giro precedente, 6 catenelle e 5 maglie alte e si ripete questa sequenza. Ok, sono alla fine del giro, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Perfetto, andiamo a fare il quarto giro. Calcolate che sono quasi tutti ripetitivi, cambiano di piccole cose, insomma. Quindi adesso praticamente facciamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta iniziale. Poi andiamo a fare le altre 4 maglie alte, che sapete che ne abbiamo fatte sempre 5 in totale. Quindi questa sarebbe la terza, la quarta e la quinta. Adesso facciamo sempre le sei catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma andiamo a fare la maglia bassissima praticamente dentro nella maglia bassa del giro precedente. Vedete che qua, se voi guardate, si è formato una... C'è la maglia, no? Dove abbiamo fatto la maglia bassissima, noi entriamo proprio qua dentro e andiamo a fare la maglia bassissima nella maglia bassissima del giro precedente. Ecco, così. Dopodiché andiamo a fare 6 maglie, 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6 e andiamo a ripetere quindi tutto questo procedimento fino alla fine del giro. Quindi andiamo a fare adesso le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo le 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la maglia bassissima nella maglia bassissima del giro precedente, praticamente proprio qua nel centro dove abbiamo fatto prima la maglia bassissima. Quindi entrate, prendete il filo e uscite subito. Altre 6 catenelle e poi ripetiamo le 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a fare le 5 maglie alte e ripetiamo questa sequenza fino alla fine del giro. Questo è il nostro quarto giro. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Il quinto giro è come il quarto giro, quindi praticamente andiamo a fare le 3 catenelle per cominciare il giro, le altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4,
6 catenelle, 3, 4, 5, 6, una maglia bassissima nella maglia bassissima del giro precedente, andiamo. E facciamo ancora 6 maglie bassissime, cioè 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e poi passiamo le 5 maglie alte. Due, tre, quattro e cinque. Dopodiché andiamo avanti ancora con 6 catenelle, una maglia bassissima nella maglia bassa, bassissima del giro precedente, 6 catenelle, 5 maglie alte, eccetera, eccetera. Questo è il quinto giro. Dovremo fare 31 giri totale, praticamente ripetendo dal giro 2 al giro al quinto giro, quindi dal secondo giro al quinto giro. Il secondo giro era quello con che facciamo 5 maglie basse, 5 maglie alte, 13 catenelle, 5 maglie alte. Dopodiché abbiamo iniziato a fare praticamente per gli altri 4 giri, anzi per gli altri 3 giri, scusate, 5 maglie alte, 6 catenelle e una maglia bassissima nella settima catenella, 6 catenelle, 5 maglie alte. Il giro successivo sempre 5 maglie alte, 6 catenelle, una maglia bassissima nella maglia bassissima del giro precedente, 6 catenelle e 5 maglie alte. L'altro giro ancora uguale a questo, quindi praticamente deve uscire questo motivo di 1, 2, 3, 4, 4 chiamiamoli fili, tutti uniti tra di loro. Ok, adesso quindi il prossimo giro che andremo a fare ci sarà una striscia lunga perché sono le 13 catenelle, dopo si andranno a unire con le altre. Ripetiamo per un totale di 31 giri, siamo al quinto, dobbiamo lavorare fino al 31° giro compreso.